buongiorno da Fa la cosa giusta. Parliamo di Sud, di quel Sud che lontano dai riflettori si impegna, fatto di ragazze e ragazzi che magari vanno a studiare fuori ma poi ritornano per lavorare, per rendere più vivibile, più civile il loro paese. Vero Don Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera, l'associazione, il gruppo di persone, 1500 associazioni che creano da anni lavoro al Sud. Beh, alimentano la speranza, dicono che è possibile un'Italia diversa e anche in contesti che apparentemente sono a volte stati difficili è possibile costruire dei percorsi che danno dignità e libertà alle persone. E quindi sono le cose belle e importanti da alimentare. Ecco, voi tra poco farete partire un'altra cooperativa sociale, la prima nella Sicilia orientale. Che tipo di lavoro c'è bisogno lì? Nella zona di Catania, di Lentini, i beni confiscati ai boss della mafia, c'è bisogno di professionalità vere, bando pubblico per selezionare i giovani, dall'agronomi a lavoratori specializzati, apicoltori. Soprattutto vuol dire mettere etica e estetica insieme, cioè vuol dire il bello e il bene, professionalità, lavoro. A proposito di lavoro, Don Luigi, vogliamo vedere insieme quello che i ragazzi degli amici di strada, i ragazzi di strada del quartiere Zen di Palermo stanno facendo, pur tra tante delusioni nel loro quartiere così difficile. È andata per noi Maria Grazia Mazzola. Giorni scuri che passano lentamente, mia moglie è serena, non voglio rovinare niente, no, non ricordo più come è iniziato tutto, da quando paghi il pizzo è come se fossi in lutto. Tu attraverso il rap canti la disperazione di un uomo stritolato dal pizzo a Palermo, perché? Perché diciamo che cerco di dare le parole alle persone che non hanno il coraggio di parlare, di dare loro una dignità che magari non sanno prendersi. Infatti ho fatto canzoni per chi si droga, per chi usa l'autolesionismo per scappare dai problemi. E lo fai proprio tu che hai 17 anni e che vivi allo Zen. Magari proprio il mio quartiere mi ha dato questa ispirazione. Quando ti svegli al mattino e non vedi i colori, quando scaricano i rifiuti sui tuoi sogni, quando spacciano droga sotto casa tua e a molti conviene che diventi un rapinatore, un killer oppure un estortore, quando rimani deluso dalle promesse mancate, allora che fai? Noi ci proviamo facendoli esibire, facendoli cantare, facendogli uscire fuori tutta l'arte. Premiare i talenti, premiare i ragazzi che hanno voglia di andare avanti e di dimostrare tutto quello che sanno fare e allo stesso tempo provare a dare un'idea diversa del luogo in cui vivono. Tu che sei presidente dell'associazione Ragazzi per Strada, che cosa dici ai ragazzi dello Zen? Ma io semplicemente provo a fargli capire come si può essere normali allo Zen. Cercare con tutte le forze il talento con gli altri, costruire la strada per uscire dal ghetto che altri hanno voluto per te. Si chiama Zona Espansione Nord di Palermo e lo Zen, estrema periferia col 70% di evasione scolastica. Possibilità che diamo a ogni giovane del quartiere di poter dimostrare che in questo quartiere ci sono luci e ombre, ma che a noi piace parlare delle luci di questo quartiere, quindi dei ragazzi che si impegnano, dei ragazzi che vogliono attraverso la musica, l'arte, il teatro, il cinema sfondare. Sono tante le storie di vita di questo quartiere, c'è quella di Francesco Casisa, attore protagonista di Nuovo Mondo che ha partecipato alla notte degli Oscar ad esempio. Da Enzi Teto, un quartiere periferico di Bari, allo Zen, quartiere periferico di Palermo, che ci fate? Allora, noi condividiamo più o meno gli stessi obiettivi dell'associazione Ragazzi di Strada. Siamo sul quartiere Enzi Teto a Bari, che è un quartiere periferico, con gli stessi obiettivi, quelli di rivalutare il territorio, di portare un po' di mentalità per pro legalità, e lo facciamo con il cinema. Loro quest'anno hanno questa manifestazione a Canora, noi da 5 anni lo facciamo con il cinema.
Don Luigi, lavoro, creatività, normalità, anche questo è possibile al sud, dove i giovani per esempio vanno ad applaudire per l'arresto del boss finalmente. Sì, però è importante che le istituzioni, la politica non si preoccupi solo dei giovani e dei ragazzi, ma se ne occupi di più, cominciando con la giustizia sociale, che vuol dire politiche di lavoro, di casa, di sostegno a questi percorsi, che sono la dimostrazione che se si investe in un certo modo è possibile. Però non si può solo delegare a queste associazioni meravigliose, bisogna che lo Stato ci investa molto di più. Ecco, tra i protagonisti c'è Libera, ma anche la Fondazione per il Sud, che con voi ha creato l'utilizzo sociale dei beni confiscati ai casalesi nel Casertano, ma anche ha sostenuto questi due progetti che abbiamo visto da Bari a Palermo nel segno della creatività e del riscatto. Ora, io credo che il passo in più da fare sia creare tutti insieme quella rete che si chiama Fondazione di Comunità per il Sud. Perché? Perché se ognuno esce dalla sua singola associazione e si sente parte di un tutto, allora si può creare qualcosa insieme come un effetto domino. Che ne dice Don Luigi? La parola d'ordine che alimenta la speranza, il coraggio, che dà forza è il noi, non l'io, non è opera di navigatori solitari. Ognuno è chiamato a fare la propria parte, col proprio ruolo, le proprie responsabilità. Meglio, il cambiamento ha bisogno di corresponsabilità. Ecco, allora vi salutiamo ricordando che nella Sicilia ci possono essere tante isole civili, come ci insegna Serena Uccello e Nino Amadore, due giornalisti che ricordano le aziende siciliane contro la mafia. Ecco, se si può vedere il libro L'isola civile. Al sud ci sono sempre più isole civili, vero Don Luigi, che vogliono fare rete, sono in grado, se solo lassù la politica li guardasse con più attenzione. Facciamo emergere le cose positive, merita, sono tante, moltissime non fanno chiasso, non fanno rumore, ma ci sono. Grazie, e ora linea ad Eleonora.